nella tua Chiesa pellegrina sulla terra fai gustare i divini misteri. Suscita in noi i desideri del cielo, dove hai innalzato l'uomo accanto a te nella gloria, per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra. Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Ave Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto,
mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che lo accompagnavano. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Vale, poggi. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne. Benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Vabbè. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le grandi, specialmente le più bisognose della tua misericordia. E di Doriano, Vigina pregare. Mundi, prega per noi. San Michele Arcangelo, prega per noi. Ave Maria. Ave
Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. San Michele Arcangelo, prega. Cari fratelli e sorelle, vi ringrazio di cuore per la vostra presenza questa sera. Permettete che a conclusione di questa nostra processione, che un po' rappresenta, se vogliamo, tutta l'esperienza della nostra comunità e l'esperienza della festa in sé, vi ringraziamo per la vostra presenza non scontata lungo le strade periferiche della nostra città. Eravate tantissimi ed era commovente vedervi lungo le strade, via Orazio Flacco, via Serranuda e così anche lungo piazza D'Angiò e poi corso Messapia. È stato bello vedere le coperte e i balconi, è stata un'idea di Francesco, un ragazzo della nostra parrocchia, ha detto posso mettere due locandine? Ecco mettile, chissà. Ci avete stupiti con la vostra fede, perché anche una semplice coperta al balcone è esperienza, è un'espressione di un sentimento. Permettetemi di ringraziare tutto il comitato festa, che non ha nomi e cognomi, ma tanti volti, perché siete davvero tanti. Tutti coloro che si sono resi disponibili per portare i nostri simulacri, portatori, per coloro che hanno lavorato nel nascondimento, sentito questo profumino, no? Sentiamo coloro che stanno preparando per noi dei panini, delle patatine, che sono lì volontari nel compiere questo gesto. Ringrazio tutti i musici che fra poco ci allieteranno con la loro musica, il tiramisù, così come Pino Di Michele che ha curato il service, le luminarie di Memola, la ditta Insonnia che alle 11:30 ci farà sognare con i fuochi d'artificio dal tetto della chiesa, e vi prego già da adesso alle 11:15, 11:20 spostatevi nel parcheggio, perché di lì si vedranno benissimo i nostri fuochi e li vedremo in sicurezza. Ringrazio i nostri angioletti, per loro vi chiedo un applauso, i nostri angioletti. I nostri utenti, i nostri scout, i nostri ragazzi che hanno animato la processione, tutti coloro che ci sono dati da fare, siete veramente tanti. E poi le associazioni laiche che ci hanno sostenuto, il SER, la Croce Rossa, grazie, senza di voi la nostra processione e la nostra festa non si potrebbe svolgere in sicurezza. Grazie per tutto il servizio che offrite al nostro territorio. Ringrazio anche l'amministrazione comunale e il consiglio comunale. Vedete, siamo alle porte delle votazioni e desidero ringraziare il consiglio comunale, perché sia che si sia al governo,
sia che si sia all'opposizione, dovete camminare insieme. E quindi grazie al consiglio uscente, e chiedo, mi permetto di chiedere ai tre candidati sindaco che noi abbiamo invitato e che hanno accolto benevolmente il nostro invito, di ricordarvi quello che vi ho detto anche prima, che insieme dovete governare. Chi sia come sia, chi al governo, chi all'opposizione, ma l'obiettivo è quello di una città bella e comune. E come qualcuno durante la processione è venuto mi ha detto, quanto è bello vedere i tre candidati che stanno chiacchierando e stanno scherzando insieme. Noi così li vogliamo, li vogliamo uniti, li vogliamo uniti. Vi prego, abbiamo bisogno di essere guidati, abbiamo bisogno di una politica che ci sia di ispirazione, che non si racchiuda nelle controversie, ma che sia davvero la costruzione di una civiltà migliore. E quindi in bocca al lupo, non si dica vinto il migliore, perché tutti e tre dovete lavorare insieme. E grazie. Grossi migliori ringraziamenti alla nostra banda, a Romania Liguria, che per me, posso dire per me, hanno rispolverato anche l'orientale, una marcia bellissima che da tanti anni non suonavate. Vi ringrazio per questo dono che ci avete fatto, grazie. E l'ultimo ringraziamento, sì, fatelo che se lo meritano, perché è roba nostra, è roba nostra, e dobbiamo incoraggiarvi. L'ultimo ringraziamento alla Vergine Santa, San Michele, perché nonostante le incertezze, i continui richiami, guardate che ho buttato il veleno, come si dice, da una settimana. Hai visto le previsioni? A qualcuno l'ho mandato anche per quel paese, stasera mi chiedo scusa, perché a certo dice, sta piovendo,